Innanzitutto, quando si canta in lingue, nessuna locuzione, finché non sia cessato il canto in lingue. Una seconda ammonizione è questa, che quando è data una profezia, una indicazione biblico-numerica, si stia attento alla lettura, senza immettere altri testi o altre letture, perché quella indicata è la parola di quel momento. Siate dunque pazienti, dice il Signore, fino alla venuta del Signore, guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e la pioggia di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Il Signore ci dice di essere pazienti, di sapere aspettare, e non lamentiamoci gli uni degli altri per non essere giudicati. O Signore, noi spesso ci lamentiamo gli uni degli altri anziché guardare gli altri nei lati buoni, ci giudichiamo, ci lamentiamo, ci censuriamo. Ma tu non vuoi tutto questo. Tu vuoi che noi ti lodiamo guardando il bene nel fratello, e se ci accorgiamo che c'è qualche lato negativo nel fratello, o che noi non ci garba, o che può essere oggetto così di lamentela, che noi copriamo il fratello e non lo esponiamo agli sguardi degli altri. Ecco, era venuto un testo un po' strano, ed è il testo di Genesi, capitolo 8, Noè e i suoi figli. Noè aveva 3 figli, Sem, Cam, Jafet. Noè era coltivatore della terra e incominciò a piantare una vigna. E avendo bevuto il vino, di cui non sapeva la forza, si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto nella sua tenda, Cam, e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando al ritroso all'indietro, coprirono il padre scoperto. Avendo rivolta la faccia indietro, non videro il padre che era scoperto. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza del vino, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, Cam. Allora lanciò la maledizione su Cam e la benedizione su Sem e Jafet. Sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. Poi disse: benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo. Dirate Dio Jafet, e questi dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo. Ecco, è venuto questo testo per dirci che quando noi scopriamo qualche cosa di poco buono nel fratello, dopotutto lui non conosceva le brezze del vino e si era scoperto dentro la sua tenda. Era Cam che, entrando nella tenda del padre, lo aveva scoperto. Quando noi scopriamo qualche cosa di meno buono nel fratello,
Non dobbiamo fare come Cam, che andò a dirlo ai fratelli, ma dobbiamo fare come Sem e Jafet, che presero il mantello e, facendo un cammino all'indietro, coprirono il proprio padre per non vederlo. Coprirono il difetto, diciamo, il lato negativo, se così si può dire, mentre Cam lo scoprì agli altri. Cam fu maledetto, Jafet e Sem furono benedetti. Così sarà anche per noi. Chi scopre il lato debole, il lato difettoso del fratello, sarà maledetto da Dio. Chi invece lo copre e cammina all'indietro col mantello per coprire il fratello, sarà benedetto dal Signore. Per cui dice bene il testo di Giacomo: non lamentatevi gli uni degli altri per non essere giudicati. Cerchiamo di vedere il lato buono del fratello. Se c'è qualche lato cattivo, cerchiamo di non vederlo, camminando all'indietro, mettendo il mantello della carità sul fratello, non scoprendo il lato negativo del fratello. Chi ha orecchio da intendere, intenda. Il Signore ci ha dato la caparra dello Spirito. Ora dunque noi siamo sempre pieni di fiducia, sapendo che finché abitiamo nel corpo, tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute, finché era nel corpo, sia in bene che in male. Ecco, il tribunale unico davanti a cui tutti dobbiamo comparire è quello del Signore, per cui non dobbiamo essere noi a giudicare, sarà il Signore a giudicare, e davanti a Lui dobbiamo tutti comparire, e sarà Lui a darci la ricompensa o del bene che abbiamo fatto o del male che abbiamo fatto.